Federazione di Kenpo Karate. È un grande onore per me oggi essere qui e presentare questa giornata. Vi ringrazio perché siete qui presenti, perché volete onorare la memoria di Pasqualino, soprattutto perché oggi è cambiato l'orario e quindi ci sarà qualche sbalzo a livello di organizzazione sicuramente. Ringrazio la famiglia di Pasqualino La Molle, oggi presente nella figura soprattutto dei genitori, del fratello Enrico e della moglie Stefania, che hanno voluto questa giornata e l'abbiamo pensata insieme lo stesso giorno, lo stesso momento, quindi sono felicissimo. Ringrazio chi ci sta aiutando, Sebastiano e Gianluigi di Non Comfort Zone del web TV di Santa Croce di Magliano, il dottor Giorgio Spennato che è con noi presente qui in collegamento da Lecce. Buonasera a tutti, grazie Carlo e grazie Stefania per l'invito, è un grande onore. E ringrazio la scuola di Kenpo Karate di Termoli e Campobasso che oggi ci faranno vedere qualcosina, proprio breve, per onorare Pasqualino. Presentate oggi da Mr. Chen. E ringraziamo gli allievi fedeli di Pasqualino. Saluto, grazie della vostra presenza, ok, la scuola, voglio ricordare che la scuola di Santa Croce, centro di addestramento di arti marziali da strada, non finisce con Pasqualino, comincia con Pasqualino e continua, abbiamo i loro allievi e la Inca Italia. Federazione Italiana con i loro istruttori, con me in primis, manterremo il Kenpo Karate e tutti i progetti di Pasqualino a Santa Croce. Ringrazio Don Costantino, sempre presente. La giornata di oggi vedremo una carrellata di fotografie messe in video e ogni capitolo della vita di Pasqualino per capire tutti i progetti che lui aveva messo in moto per Santa Croce. Quindi è da apprezzare, adesso vedremo, magari molti di voi tante cose non le sanno, lo sforzo che ha fatto Pasqualino per portare qualcosa di bello a Santa Croce, anziché fuggire e andare da un'altra parte e ricominciare una vita dove ci sono più opportunità. Lui è andato fuori a cercare le opportunità per portarle a Santa Croce. Quindi questa è una cosa bellissima ed è rimasto nel cuore. Ecco perché il titolo dell'evento è Un dono per Santa Croce. Quindi vedremo tutti i progetti, continueremo a portarli avanti e possiamo cominciare con il video. Thank you.
e ha cominciato la sua ricerca, fin quando un giorno è approdato nel campo. Mi ricordo, mi chiamò per telefono, dice: maestro Antonelli, ho visto che lei sta in Molise e fa pratica il campo karate, vorrei impararlo perché l'ho visto da un film, mi è piaciuto tantissimo. Io ho fatto Kung Fu con tale maestro, ho fatto quest'altra arte con questo, e mi ha elencato tutto il suo curriculum. Quindi l'ho chiamato e ho detto: ok, venga in palestra, vediamo se possiamo creare un percorso insieme. E da subito io l'ho messa alla prova, come faccio sempre. L'ho fatto stare un'ora solo sull'attenti e analizzare biomeccanicamente questa posizione. E se riesce a stare un'ora fermo, a controllare tutte le parti del corpo, vuole imparare, altrimenti è uno dei tanti che vuole perdere tempo oppure vuole fare la collezione di diplomi. E invece lui è stato un'ora ed è rimasto contento perché ha apprezzato ogni parte di correzione biomeccanica, a partire dal saluto. E poi da quel giorno, chiamate continue per migliorare, blocchette di appunti, si prendeva appunti, mi fermava. E inizia questo percorso del campo e tutto quello che apprendeva nel campo lo metteva in pratica e lo sperimentava. Non prendeva tutto per oro colato, lo dice il maestro, allora è così. Lo ha detto il maestro, l'ho espresso, adesso lo provo. Poi mi chiama: maestro, ho provato questo movimento, forse c'è qualcosa che non va, o non ho capito io o non funziona. Ho detto: ok, torna e vediamo. Quindi lui sperimentava tutto quello che imparava. Quindi vuol dire che quando tornava a casa continuava a lavorarci, anche sull'aspetto, poi vedremo, sia di psicologia che di meditazione. Pasqualino è sposato, quindi moglie, figli, quindi aveva una famiglia, lavorava, penso che sapete tutti, non faceva un lavoro leggero, lo stava alla scrivania, quindi sul cantiere, si alzava presto la mattina, andava a lavorare, 12 ore di lavoro, tornava a casa, si allenava tutti i giorni, un'ora al giorno, e ogni giorno aveva degli esercizi per un. Poi aveva la scuola a cui trasferiva le sue conoscenze agli allievi,
tornava a casa, curava l'allenamento fisico e l'alimentazione. Quindi, quando i giovani di oggi dicono io non ce la faccio a fare due cose, a fare tre cose, cioè pensiamo a questi giovani di trovare un modo per aiutarli ad essere forti, perché Pasqualino lavorava, studiava, si allenava, insegnava e lo faceva tutto con il sorriso. E la domenica o veniva da me, vediamo più tardi, o andava alla ricerca di altro. Gli ultimi impegni lo vedevano fino a Lecce, che non è una passeggiata da qui andare a Lecce e tornare per studiare e approfondire il suo percorso. Quindi riflettiamo su questo, perché tante volte noi i nostri figli li coccoliamo troppo. La società non è bella quella che stiamo vivendo, bisogna creare dei giovani forti, altrimenti non riusciranno ad affrontare tutto quello che sta emergendo e che si sta creando. Pasqualino, una delle cose che ci ha trasmesso, e anche a me, io l'ho preso come modello, si può fare tutto, si può, ci vuole una forza di volontà, bisogna eliminare la pigrizia, e la pigrizia è uno dei 7 peccati capitali, giusto? Quindi, l'allenamento fisico che faceva il lunedì e il venerdì, io ho tutta la scheda perché lui mi mandava tutto quello che faceva, dove non arrivavo, io Pasqualino, se vuoi migliorare cercati un professionista solo per quel tema, solo per quell'altro tema, il campo ti indica la via, il resto lo devi fare tu, e lui l'ha preso come stile di vita. E il calisthenics è un metodo di allenamento a corpo libero, bello pesante, duro, impegnativo.
Un'altra cosa da aggiungere, durante gli allenamenti lui curava anche l'alimentazione e io pensavo sempre a Stefania, perché per fare la dieta che faceva Pasqualino, che era impegnativa, ci voleva pure una persona dietro che gli preparava tutte quelle robe, quelle ricette, che erano semplici, quindi senza zuccheri, senza dolci, nessun prodotto industriale, perché adesso, non so se lo sapete, però è stato già risaputo che in tutti i prodotti industriali, quelli processati chimicamente, tipo il cornetto, la cioccolata, alcuni tipi di pasta, aggiungono dello zucchero perché crea assuefazione. Così diventa difficile per la persona non mangiare quella cosa. Quindi Pasqualino era riuscito a liberarsi anche da questa schiavitù e iniziare a controllare l'alimentazione è la prima strada che nelle arti marziali si fa come processo di crescita personale. Se noi riusciamo a controllare l'istinto della fame e a controllare cosa mangiare, tu inizi a prendere il controllo sulla tua mente e sul tuo corpo e inizia quello che viene chiamato, noi chiamiamo, adesso si chiama crescita personale. Nelle arti marziali ci sono le cinture, inizia la tua scalata da tigre a diventare saggio, il drago saggio. Per i cinesi drago è simbolo di saggezza. Quindi partendo dall'alimentazione, anche questo, togliere i succhi di frutta, togliere i dolci una volta a settimana. Pasqualino neanche una volta a settimana, cioè, e ogni tanto, detto Pasqualino, un po' più calmo, mica devi fare l'Olimpiadi. Cioè, scherzavamo su questo, io sono un po' più dolce, su quel mese lui era diretto, cioè era proprio super disciplinato. E ricordo una volta con Giuseppe Sgro, stavamo a Montesilvano, un training camp internazionale, e io mi sono sentito male, forse ho esagerato a mangiare qualche cosa, e il giorno dopo, cosa ho fatto? Quando tu stai male non devi mangiare latte e latticini, io mi sono mangiato una bella tazza di latte, e Pasqualino, maestro, ma che famoso è stato male, ti mangi la zuppa con latte, non lo devi fare. E quindi cioè, stava attento a tutto, penso che pure i suoi allievi gli dava tutti questi consigli. E poi tutti i progetti, aveva messo in moto, era un'esplosione di progetti, iniziamo a vederne già qualcuno. Chi pratica arti marziali è violento, no, ci sono gli sport da combattimento, quelli con i guantoni, i calci, i pugni, quelli sono violenti, si picchiano, ma le arti marziali, quando vedete persone vestite con l'abito tradizionale orientale, fanno un percorso di crescita personale, cioè di miglioramento di se stesso, l'obiettivo è quello di portare fuori tutte le potenzialità, cioè secondo la filosofia orientale, noi nasciamo con delle potenzialità, solo con l'allenamento le possiamo portare fuori, questa è la nostra missione, per migliorare noi stessi e per migliorare la comunità
le persone che ci stanno intorno e la società. Questo è l'obiettivo, perciò ci si impegna. Quindi uno degli aspetti è combattere il male. Come lo combattiamo? Con delle tecniche di meditazione. Quindi per migliorare, ogni istruttore di arti marziali conosce alcune tecniche. L'umiltà ci insegna che bisogna andare, perché magari io posso essere bravo a livello di biomeccanica nelle tecniche di combattimento, però avere le basi di psicologia, le basi di meditazione. Allora si va da qualcuno più esperto. E lì Pasqualino ha avuto l'umiltà di apprendere questo insegnamento, di non ritenersi solo arrivato e andare sempre alla ricerca. Quindi abbiamo subito preso contatto con uno studio di psicologia clinica qui vicino di Larino, che ci aiutasse a realizzare dei progetti di antibullismo che continueremo anche qui a Santa Croce. Ecco, che oggi non sono con noi la dottoressa Bizzarro. E quindi l'umiltà di chiamare dei professionisti che ci possono aiutare a spiegare meglio, perché noi magari con la passione le viviamo, ci arrivano i concetti ma facciamo difficoltà a esprimerli. E allora lì Pasqualino, umile, intelligente, chiamava dei professionisti per aiutarlo su questo aspetto. La meditazione ci aiuta un sacerdote che si chiama Padre Francis Tiso, è un eremita che sta con le croce Isernia, che ha imparato la meditazione dal Dalai Lama, è stato 6 mesi in Tibet, quindi appartiene al dialogo ecumenico. Quindi restiamo comunque all'interno, noi siamo cattolici e Pasqualino aveva una profonda fede e con i valori cattolici. Restiamo là dentro, la meditazione non è solo orientale, è simile, abbiamo delle cose in comune, la meditazione cristiana con quella orientale. Solo che la meditazione cristiana molti non pensano che ci sia. Invece ci sono sacerdoti esperti che ti possono aiutare. E quindi abbiamo preso questa, mi ricordo quando siamo andati con le croci, no maestro voglio venire con te, voglio imparare anche io da questo maestro, e siamo andati con le croci, è stato bellissimo quella lezione, padre Francis ci guarda e fa va bene, condividiamo un po' di silenzio, siamo stati in silenzio 1 ora a guardare una pietra. Ma tu, maestro, così funziona, perché se non fai il vuoto dentro la mente, dentro il cuore, non ci svuotiamo, non entra niente. E quindi lui è riuscito anche a fare questo passaggio, che è difficile. Noi insegniamo ai bambini a stare 5-10 respiri fermi a guardare una pietra, che già è difficilissimo. Sono stato a un liceo a insegnare 4 secondi ragazzi di 17 anni. Cioè, questo ti fa capire quanto lavoro bisogna fare oggi, perché un pesciolino rosso ha una concentrazione di 8 secondi. I nostri giovani adesso, assuefatti ai cellulari, hanno lo stesso livello di attenzione, la maggior parte reggono 8 secondi. Io sto facendo anche altri esperimenti, non superano, non arrivano al minuto. Un minuto fermo a guardare un oggetto respirando non ci riesco ed è grave. Quindi Pasqualino aveva preso anche questa missione, la portava avanti ed era il primo a praticarla. Un passo importante che fece Pasqualino, mi ricordo che affrontammo la situazione insieme e mi aveva parlato di un professionista di Lecce, che oggi è con noi, esperto di psicologia della difesa personale e criminologia forense. Lì nella discussione Pasqualino ha detto sì, la psicologia clinica di Larino sono delle psicologhe, sono le brave per i bambini, però se vuoi andare sugli adulti ci vuole un professionista diverso, più esperto, bisogna fare una ricerca. E lui subito si è messo in moto, ha trovato il professionista e non si è fatto neanche un problema. La domenica, una volta da me e una volta a Lecce, quindi dopo tutta la settimana di lavoro prende la macchina, vai a Lecce, fa il corso, studia a livelli alti e torna e riesce a prendere anche qui la
il suo merito. Ora il dottor Spennato, che è il professorista di cui stiamo parlando, ci racconterà qualche cosa. Grazie Carlo, mi sentite bene? Benvenuto Carlo. Perfettamente. Riuscite a sentirmi? Grazie, grazie a tutti. Allora, il mio intervento sarà breve, ma cercherò di ricordare e di sottolineare alcune caratteristiche di personalità di Pasqualino. Ho avuto il piacere di conoscerlo, come accennava Carlo, qualche anno fa. Ricordo ancora quando mi chiamò per la prima volta per chiedermi informazioni sul corso di psicologia della difesa personale e criminologia forense. Il tono della sua voce era forte e deciso. Mi sentite Carlo? Perfettamente Giorgio, perfettamente. Perfetto, grazie. Dicevo, quando mi chiamò per la prima volta, il suo tono della voce era deciso e forte, accompagnato però da modi particolarmente cortesi e gentili. In quell'anno avevo formato molte persone, ma quando conobbi Pasqualino compresi in pochi istanti che avevo a che fare con un ragazzo particolarmente motivato, attento ad apprendere i concetti del corso in maniera dettagliata, analitica, da certi punti di vista con modalità perfezionistiche. Pasqualino era un bravo professionista. Pasqualino però non era solo un bravo professionista, pronto a mettersi in discussione, ad apprendere le conoscenze, attento alla crescita personale e al miglioramento. Pasqualino era ed è una grande persona. La sua grandezza non era definita solo dalla sua forza, bensì dalla sua educazione, dal rispetto degli altri, dalla sua umiltà, dal suo coraggio di porsi in relazione all'altro sempre una profonda empatia, dimostrando la sua disponibilità. Pasqualino era anche un sognatore, un combattente. Credeva profondamente nei suoi sogni. Sapeva perfettamente che un bullo può diventare una persona migliore e che la vittima può imparare a diventare più assertiva. Pasqualino sapeva che attraverso un ascolto attento dell'altro, attraverso la trasmissione di valori positivi, attraverso un modello di comportamento corretto da imitare, ogni allievo può migliorare il suo presente e costruire un futuro migliore. Il suo fine ultimo non era insegnare l'arte del combattimento, ma imparare a evitarlo. I suoi valori erano sempre veicolati in chiave positiva, fondati sul rispetto dell'altro. Pasqualino era un combattente. Credeva nell'importanza di perseverare anche di fronte alle difficoltà, anche quando percepì che era a rischio, che stava rischiando. Lui non smise di combattere. Negli ultimi giorni della sua vita mi disse: «Dottore, ce la farò». Alcuni potrebbero pensare che fosse un illuso. Io credo invece che vivesse ogni giorno la sua vita a pieno. Pasqualino era un combattente, un sognatore, una persona giusta, una grande persona. Ho avuto il piacere di conoscere e l'onore di conoscere Pasqualino, di insegnargli alcune nozioni, ma mentre io insegnavo a lui, lui insegnava a me. Indirettamente mi sottolineava con i suoi modi gentili l'importanza del rispetto degli altri, il valore della famiglia, il coraggio di affrontare le paure, il coraggio di sognare, anche quando le situazioni ci mettono a dura prova, anche quando diventano estremamente difficili. Potrei continuare, ma voglio concludere dicendo: Pasqualino era ed è una grande persona. Onorato di averti conosciuto, Pasqualino. Grazie. Grazie, Giorgio.
Grazie. Noi con il pony dobbiamo aspettare che ci danno loro il corso e per poter aprire la palestra, perché per essere istruttori adesso la normativa prevede una serie di formazioni da fare. Pasqualino subito si è messo in moto, ha chiamato un professionista, è andato a farsi il corso e ha preso subito il certificato senza aspettare il CONI, senza aspettare le federazioni che organizzassero il corso. Maestro, io me lo faccio, me lo pago e lo vado a fare subito, intanto ce l'ho, e subito è partito, perché io ai miei allievi voglio dare tutto subito, tutto quello che posso fare anche io senza aspettare gli altri, voglio poterlo portare qui a Santa Croce. E subito è iniziato a realizzare i suoi sogni, era una persona pratica, non perdeva tempo. Con la mano destra. Ci siamo? Sì, ci siamo. Uno. Uno. Con la mano destra. Uno. Ok. Due. Due. Così, qui. Tre. 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 Quattro. Quattro. Cinque. 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 Sei. Sei. Posizioni. Cinque. Sì, via. Metti le mani. Uno. E due. Ok, mani più larghe. Le mani più larghe. Bravissimo. Uno. Via. Due. Tre. Non parlare, non parlare. Quattro. Quattro. Cinque. Sei. Spingi forte. Sette. Spingi forte. 8 9 10. Ora ripeti, sono la bambina più forte del mondo. È importantissimo dire ai nostri figli che sono dei campioni, che sono bravi, che sono forti. Questo costruisce la loro autostima. Quindi Pasqualino non lo faceva solo
in palestra come lavoro, perché gli è stato detto di fare. Lui lo viveva anche in famiglia, lo viveva come stile di vita, lo insegnava anche ai figli. E anche gli allievi venivano visti e vengono visti dai maestri come figli. Quindi anche noi impariamo questo ai nostri figli, anziché dirgli non sa fare niente, che sta facendo, questo è tutto sbagliato, state fermi, no? Che li distruggiamo a livello di autostima. Se vogliamo un mondo migliore, come faceva pure Pasqualino. Sono la bimba più forte del mondo e mi chiamo, ma sono io quella bimba, sono io quel bimbo. Insegniamolo ai nostri figli e chi ha l'onore di educare, di insegnare, trasmettere questo ai propri studenti. Solo così miglioriamo il mondo. Colpo, calcio, questo qua. Sulle mani, ok. Io faccio questo, tu ti abbassi con le gambe, va bene? Via, ok, via. Guarda papà, via, via.
Bello. Vedremo adesso una tecnica di rottura, perché si rompono le tavolette. Dentro le tavolette, oltre a migliorare la tecnica, in questo caso è una tecnica difficile, avanzata, perché la tavoletta sta appesa a delle corde, quindi non è fissa. Il colpo deve essere veramente veloce. Si imprime l'energia dalla tavoletta, prima che l'energia torni indietro bisogna tirare il pugno. Questo eccesso di energia dentro la tavoletta la farà esplodere, perché c'è più energia di quanto ne possa contenere. Questo significa che se arriva un colpo su un corpo, sembra che non è successo niente fuori, però dentro l'organo è stato danneggiato, quindi perciò viene chiamato tocco mortale, perché sembra che viene solo toccata la tavoletta. Noi poi, spiego prima il significato, visualizziamo dentro la tavoletta una paura, quindi insegniamo ai bambini a visualizzare la paura. Quando riesce a rompere la tavoletta, ha registrato dentro il suo corpo, nella sua mente, nelle sue emozioni, la forza, la possibilità di poter superare quella paura. E poi anche gli attacchi di panico si superano solo con questo esercizio. Quindi il motivo è questo: non si rompono le tavolette così. C'è stato proprio un motivo di psicologia all'interno, oltre che di tecnica. Metto la musica, così se stiamo in silenzio è perché ci vuole molta concentrazione. Era entrato anche all'interno del Consiglio federale europeo, quindi la sua voce era importante, quello che diceva era importante a livello europeo, quindi la proposta dei suoi progetti, le sue idee di miglioramento dell'attività e della disciplina, e rappresentava il Molise a livello italiano. La cintura nera, che viene definita internazionale, è un obiettivo difficilissimo,
solo quelli che hanno la divisa nera ce l'hanno. Quando vedete il kimono bianco, è una cintura nera che è riconosciuta solo in Italia. Per raggiungere quella internazionale bisogna fare l'esame con una commissione di 3, 4, 5, fino a 7 maestri, ognuno di uno stato diverso, un irlandese, un tedesco, uno spagnolo, che ti esaminano. Quindi non è semplice. In Italia ne siamo 5 o 6, in tutta Italia. E Pasqualino si stava allenando per questa cintura. E la cosa bella, come ha detto anche il dottor Giorgio Spennato, lui era quasi, cioè, maniacale, ossessivo, si metteva dei traguardi, degli standard molto alti e si impegnava tantissimo per raggiungerlo. È stato così forte la sua passione, la sua dedizione, il suo impegno, che anche quando è passato dall'altra parte, quella sua forza di volontà ha fatto in modo che 3 mesi dopo comunque prendesse la cintura nera internazionale a Malta. Perché lui, quando faceva i video, comunque si metteva su Facebook, su YouTube, quindi la gente lo vedeva, i maestri che lo hanno conosciuto lo commentavano: aggiusta qui, qua va benissimo, bravo. Quindi aveva creato questa relazione. Quando hanno saputo e hanno chiesto, ma Pasqualino, gli ho spiegato la situazione, bello, loro, tutti i maestri nono dan, che è il più alto livello, hanno detto, no, lui se la merita, gliela diamo. Quindi a Malta, durante il campionato europeo, il 2 giugno del 2022, gli è stata conferita la cintura nera internazionale, col diploma firmata da tutti i nono dan. Conferma che è proprio meritata. Quindi quando qualcuno si impegna, che vuole raggiungere un obiettivo, non lo ferma nessuno, nemmeno la morte. Quello l'ha ottenuto. E questo è un grandissimo riconoscimento. Qui a Malta, la foto di Pasqualino con il diploma e la cintura. Meditation stance. E chiamo qui il fratello Enrico, la moglie Stefania, i genitori se vogliono venire. E consegno a mano il diploma e la cintura. Adesso il credo del campo. Quello che noi facciamo parte da uno stile di vita, da alcune credenze che formiamo durante l'apprendimento. E questo si chiama il credo del campo, e che Pasqualino insegnava subito sia ai bambini, come abbiamo visto nel campo scuola, ma anche a sua figlia Vania. E ora lo ripetiamo insieme a Pasqualino. Tiro fuori gli artigli e mi
prepara a combattere. E Pasqualino, come aveva detto anche il dottor, era un combattente, era sempre pronto a combattere. E mi ricordo pure gli ultimi istanti, mi aveva chiamato 2 settimane prima: maestro, io le tecniche le penso mentalmente, io sono pronto, l'esame lo faccio. E io ho detto: Pasqualino, calmo, rimettiti prima, tanto l'esame lo superi, sei super pronto, cioè nessuno fa quello che fai tu. Ed è stato così. E un piccolo pensiero in chiusura. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte, è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami dello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra e di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente? Solo perché sono fuori dalla tua vita? Non sono lontano, sono dall'altra parte e proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, non ritroverai la tenerezza purificata. Asciugati le lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Don Costantino, vuoi dire qualcosa per chiusura? Buonasera a tutti, faccio un po' fatica a consegnare alcune parole, però ripercorrendo insieme a voi queste immagini, alcune familiari perché sono 4 anni che sono qui, altre mi hanno aiutato questa sera a comprendere quello che già avevo intuito dai primi momenti in cui con Pasqualino ci si incontrava più volte al giorno, e avevo capito tutto quello che faceva come lavoro, come passione. E io, una delle prime volte, una delle espressioni che dico, ma veramente con profondità: Pasquali, sei un grande. E lui mi ha risposto: non si nasce grandi, si diventa un po' per volta. Un po' per volta attraverso diverse dimensioni. La prima, avere cura di se stessi. Secondo, non fermarsi mai a una prima parola, una prima opinione, ma informarsi e formarsi. Questa è la cultura. E poi non attaccare, ma difendersi. Le 3 parole che ci hanno accompagnato, che voglio un po' presentare, perché ricordare significa tenere nel cuore ciò che nel cuore permettiamo che entri e rimane per sempre. La vita è questa opportunità. La vita che, man mano che la cogliamo,
ci facciamo dei sogni e non tutti i sogni diventano progetti e non tutti i progetti diventano la realtà. Ecco allora essere determinati, e ogni qualvolta mi confrontavo con lui, lui mi dava questa determinazione: donna, sono andato lì, sto facendo sto corso, don di qua e don di là. E io dicevo: bene, grazie, perché diventa uno stimolo anche per me, perché bisogna sempre ripartire dal rispetto. Dal rispetto, e dicevo: faccio questo corso, mi sto formando, perché nella vita c'è bisogno di fermarsi un attimo per riflettere dentro, dentro. D'altronde la meditazione è proprio questa. E il Signore ci ha un po' come un maestro esercitati a conoscere il male. Non possiamo evitarlo per tanti versi, perché esiste, ci circonda, ma essere allenati, forti per sconfiggerlo. Un po' come l'esempio del rompere quella tavoletta, bisogna essere concentrati, scaricare per abbatterlo, perché se non abbiamo questa determinazione rischiamo di essere schiacciati e vinti dal male, che è il rischio che possiamo correre tutti. Sogni e progetti ne ha avuti tanti, li ha realizzati, ed è veramente commovente, perché quello che si diceva anche io: sono contento, orgoglioso e anche onorato di avere uno dei miei alunni della scuola. E veramente questo ci fa comprendere una cosa, che l'uno per l'altro può essere maestro di vita, quello che ha detto anche il professore: mentre si insegna si riceve anche dagli altri, e questo soltanto quando davvero ti metti concentrato nel contemplare il volto dell'altro, perché se siamo distratti non cogli niente. A questo serve la meditazione, a crescere, a crescere. E abbiamo una grande responsabilità, quella di trasmetterla agli altri. Ed è bello, determinante, commovente vedere come gli ha trasmesso a Vania tutto. E ho notato, adesso ho contemplato e ho rivisto il volto di Pasqualino nel figlio, nel guardare e contemplare il diploma, perché così, con semplicità e forse nel silenzio, così l'avrebbe contemplato Pasqualino. E questa è una grande lezione per ciascuno di noi. Quindi anche io ringrazio di averlo incontrato, perché ho visto veramente i suoi sogni, passavo e vuoi entrare? Sì, ho in mente di fare questo, devo cambiare questo, devo aggiustare questo, bello, io facevo: Dio ti benedica e ti dia la forza, perché la vita è fatta di sogni, di progetti, e ciò che seminiamo noi rimane nel cuore degli altri, e forse saranno gli altri, e questo è l'augurio, di non demordere mai, perché Pasqualino in un modo o nell'altro lo percepiamo. E come dicevo anche l'altro giorno, nel ricordarlo a un anno dalla morte, e poco fa mi sono riletto il messaggio che io gli mandai la mattina del compleanno, e dopo un po' non potevo mai immaginare, perché la notizia ancora non la sapevo, che a rispondere, ovviamente era tempestivo nel rispondere, perché era veramente, si entrava in comunicazione vera, vera, e quando invece a rispondere sei stata te, mi è caduto il mondo addosso, come d'altronde era caduto a te e a tutti i familiari addosso il mondo. Però oggi Pasqualino, con tutto quello che ha fatto e con tutto quello che ha seminato e costruito, ci ha messo una leva,
per sollevare questo mondo che sembra esserci caduto addosso, e direbbe a te, Stefania, a voi genitori, alla figlia, ai figli, a ciascuno di noi: concentrati, mira quel punto, non farti schiacciare, ma sei sempre tu combattente e vincitore. E questo è quello che così nel mio cuore in questo momento ho avuto e ho consegnato a ciascuno di voi. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione. Il mio augurio è che voi ricordiate questo giorno e sappiate che tutto quello che ha fatto Pasqualino, tutti questi progetti, verranno portati avanti a Santa Croce. La scuola della ICCA Italia con i suoi istruttori si prenderà carico di portare avanti, sempre nella sua palestra originale, Centro di Studi Arti Marziali da Strada, e tutti quanti i progetti li portiamo avanti, antibullismo. Ci metteremo d'accordo col dottor Spennato per vedere cosa si può fare con la difesa personale, cioè tutto quello che è il corso di campo, la meditazione, tutto quello che aveva, sappiate che continuerà. Quindi questo è soltanto il primo di tanti momenti che faremo per Santa Croce. Lui ci teneva a Santa Croce a portare tutto questo, e quindi il semino è stato piantato, noi lo coltiviamo. Quindi un caro saluto a tutti. Dottore, se vuole fare un saluto anche lei in chiusura. Sì, io ci tenevo a ringraziare tutti, chiaramente, in particolare Stefania e i genitori di Pasqualino. Per me è stato, ripeto, un grande onore conoscere Pasqualino, perché aveva una personalità veramente straordinaria. Umiltà, rispetto, empatia sono i valori che in qualche modo posso ricordare di Pasqualino. E sono valori che tutti noi dobbiamo promuovere in noi stessi, in primis, e anche negli altri. I progetti di Pasqualino sono dei progetti che apparentemente possono sembrare semplici, ma in realtà sono grandiosi. Grandiosi perché possono in qualche modo aiutare tante persone, tanti ragazzi, e orientarli verso valori di forza, coraggio, di autostima e fiducia in loro stessi. Quindi condivido appieno l'iniziativa di Pasqualino, chiaramente, e chiaramente se ci sarà modo di collaborare sarò partecipa assolutamente. Grazie ancora a tutti. Grazie ai tecnici, a Sebastiano e a Gianluigi. L'oratorio che ci ha ospitato. La scuola di Termoli e Campobasso con la loro rappresentanza. E gli studenti fedeli che sono stati qui con noi oggi. Buona serata a tutti, grazie.